Fare l'amore è un'esperienza sacra. Il metodo più semplice per gli amanti è questo. Mentre fanno l'amore, dovrebbero farne un'esperienza sacra. Tutte le religioni hanno distrutto la sacralità dell'amore. L'hanno condannato in quanto peccato. E il condizionamento è sceso in modo così profondo nella mente dell'essere umano che la gente fa l'amore con una fretta incredibile. Come se volesse finire il prima possibile. Naturalmente, se è un peccato, è meglio finire al più presto. I loro cuori sono pieni di sensi di colpa. La loro mente è totalmente vittima del peccato. Se gli amanti vogliono trasformare l'amore in un'esperienza meditativa, come prima cosa devono abbandonare l'idea che sia un peccato, che sia qualcosa di sbagliato. È qualcosa di infinitamente bello, un incredibile dono della natura, dell'esistenza. Qualcosa per cui non ci si dovrebbe sentire in colpa, ci si dovrebbe sentire riconoscenti, e per mostrare questa riconoscenza si dovrebbe creare un luogo speciale per l'amore. Ogni coppia che se lo possa permettere, in casa, dovrebbe avere una stanza separata solo per l'amore. Nessuna lotta, nessuna discussione, nessuna battaglia di cuscini. Si dovrebbe entrare in questa stanza dopo aver fatto un bagno, come se si entrasse in un tempio. La stanza dovrebbe essere permeata dalla fragranza di fumi d'incenso. Non ci dovrebbero essere luci abbaglianti, ma semplici candele, luci soffuse. E non si dovrebbe avere fretta. Infatti, i preliminari hanno un'importanza essenziale per il semplice motivo che tutto il corpo della donna è erotico, mentre non tutto il corpo dell'uomo lo è. La sua sessualità è locale, limitata ai soli genitali. Viceversa, tutto il corpo della donna è erotico, e se l'intero corpo non inizia a vibrare di gioia ed estasi, non avrà alcuna esperienza orgasmica. Se l'uomo gioca a sufficienza con il corpo della donna, e la donna gioca a sufficienza con il corpo dell'uomo, mentre state giocando l'uno con il corpo dell'altra, restate un testimone, non identificatevi. Dunque, sono presenti quattro persone, non due. La donna è il testimone all'interno, l'uomo è il testimone all'interno. Il testimone osserva semplicemente che cosa fa l'uomo alla donna, cosa fa la donna all'uomo. Il testimone non ha alcun giudizio di buono e cattivo. È semplicemente simile a uno specchio che mostra cosa sta accadendo. Questa osservazione in quanto testimone non è altro che consapevolezza, attenzione, presenza attenta. E soprattutto nei preliminari, se sei consapevole e presente, c'è la possibilità che entrambi riconosciate il momento giusto. Iniziando a fare l'amore, non abbiate fretta. Lascia che sia sempre la donna a stare sopra. La posizione del missionario è la postura peggiore che esista al mondo. In Oriente, nessuno sapeva, prima che arrivassero i missionari cristiani, che l'uomo può stare sopra la donna. È così brutale, è così disgustoso. La donna è delicata, ed ecco che un bestione si mette a fare su e giù con quella poveretta. In India viene chiamata la posizione del missionario perché fu conosciuta solo dopo che arrivarono i missionari. Ed è corretto anche dal punto di vista scientifico che la donna stia sopra. Infatti, così può essere più attiva e l'uomo può esserlo di meno. Se l'uomo sta sopra, la donna non può essere molto attiva, mentre l'uomo lo diventa di più. E se è più attivo, molto presto arriva a eiaculare, mentre la donna non ha ancora raggiunto il punto che le permette di avere un orgasmo. Se la donna sta sopra ed è attiva, mentre l'uomo resta inattivo, molto probabilmente, quando la donna raggiunge l'orgasmo, anche l'uomo ci arriva. E se raggiungono l'orgasmo nello stesso momento, accade un incontro stupefacente, una fusione, quasi che i corpi scompaiono, e due anime non sono più due anime, due esseri non sono più separati. E l'osservazione, in quanto testimoni, continua. Quello è il tuo processo interiore di meditazione che prosegue ininterrotto. Osserva. Dopo che il tuo orgasmo si è acquietato, mentre scompare lentamente, osservalo. Osservalo mentre sopraggiunge. Osservalo mentre esplode. Osservalo mentre si acquieta. E tu ritorni al tuo stato fisico normale. A questo punto, non abbiate fretta di separarvi. Restate insieme per un po'. Nel Tantra, questo è chiamato l'orgasmo di valle. Qualcosa che milioni di persone non conoscono. Il primo era un orgasmo di picco.
vi siete incontrati al culmine delle vostre energie. Adesso quel picco è scomparso, ma ogni vetta ha di fianco a sé una valle, e senza una valle non può esserci alcuna vetta. Quindi, se riuscite a restare in un'osservazione silenziosa, resterete sbalorditi. Un altro orgasmo, di bellezza totalmente diversa, una diversa profondità, l'orgasmo di valle. E fino a quando l'orgasmo di valle non scompare, non separatevi. Nel frattempo, l'osservazione distaccata continua. Quando vi separate, non mettetevi subito a dormire. Qualcosa di estremamente essenziale è ancora presente. Giocate ancora un po'. Per quale motivo insisto nel dire che l'osservazione deve continuare? Lo sottolineo perché, se lo eserciti molte volte, un giorno potrai provare il semplice osservare, senza il tuo uomo, senza la tua donna, da solo, nella stessa stanza, nella stessa atmosfera, con lo stesso incenso che crea stessi ricordi, la stessa luce, lo stesso ambiente, e tu inizi semplicemente ad essere presente, osservi, seduto lì. Ed ecco che ti aspetta una sorpresa incredibile. Tutto ciò che è accaduto con il partner inizia ad accadere semplicemente dentro di te, senza la tua donna o senza il tuo uomo. Inizia a muoverti verso un picco di orgasmo, senza alcuna espressione fisica. Poi raggiungi l'orgasmo di valle, la stessa esperienza. Attraverso l'amore hai appreso la meditazione e hai anche appreso l'amore attraverso la meditazione. E se le due cose continueranno ad arricchirsi vicendevolmente, questo porterà maturità a entrambe le persone. E la maturità libererà l'intelligenza repressa e distruggerà la gelosia, la rabbia, l'odio. Porterà in te cambiamenti incredibili. Quei cambiamenti saranno la prova che tu sei sul sentiero giusto.